back in ETV. Hello world e benvenuti a una nuova puntata di Balconi TV Bologna. Io sono Boba. Io sono Rando. E loro sono il duo bucolico. Con Mantra Town. See you later. Nyango 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 nyango. Perché perduto il cammino l'avevo cercato a Varanasi, ma più che il cammino ho trovato la cirrosi. E poi un dio un po' ermafrodita mi ha detto guarda bene il 51 dita, ci suona il sitar, il sitar, il sitar. Poi mi sono innamorato dell'Elisabetta, una donna di Bologna. Cercavamo in ogni chakra il nirvana. Fate di luce qualcosa al tempio adesso ci conduce, siamo nudi nella via dell'energia. Elisabetta, voglio reincarnarmi in un aquilone, qui a Mantra Town non posso perdere questa occasione. Oh, senti le tabla suonare, il grande inno Karma Kali, l'ha scritto George Harrison in riva al Gangi nell'SD. Guarda Elisabetta, guarda nella villa, ci sono i fratelli e sorelle, anime belle, mi si accappona tutta la pelle. Cospetto del grande sacerdote, che era un mistico di Parma con la faccia furba, mi dice: digiuno, digiuno, intimava il maestro, e gli giuro che digiunerò. Ma lui intanto si beveva un prosecco con l'Aperol, e intorno tutti i fedeli facevano un'orgia. Sentivo i gemiti di Elisabetta dietro la porta, ma il guru mi ha detto l'orgia te la scordi, perché l'orgia la fa soltanto chi porta i soldi. Oh, Mantra Town, Mantra Town, mi è tornato il grande. Elisabetta, Elisabetta, andiamo via da questa setta. Elisabetta, dammi retta, andiamo via da questa setta. Elisabetta, guru, guru, Elisabetta, oh, guru, senti, guru, torna da lui. Oh, guru, senti, guru, torna da lui. Senti, guru, senti, guru, hai pagato. Quelle donne non pagano, quelle donne non pagano, quelle donne non pagano, quelle donne non pagano, no, no. Gnocco, gnocco, gnocco. Eccoci qua, siamo tornati, sono tornato, loro erano già qua in realtà, grazie mille alla carica, all'energia del duo bucolico qua insieme a noi, bellissimi calzettini, e dopo mi dici dove li hai comprati. E qua facciamo sempre una domanda per rompere un po' il ghiaccio, il duo bucolico, cantautoriato, illogico, d'avanguardia, e come nasce il nome, e se ci potete parlare brevemente il processo, il folle processo creativo per arrivare a queste chicche. Chi inizia? Chi posso chiedere? Come nasce il nome? Io dico come nasce il nome, lui come il processo creativo. Il nome è nato a una
Sagra del Pane di Maiolo, un paesino romagnolo, dove si fanno il pane, le focacce, si dava il vino. Noi suonavamo su una balla di paglia e da lì veramente è nato, non si sa bene, il nome Due Bucolico non si sa bene, non ci ricordiamo esattamente quando ci ha chiamato un locale, noi abbiamo detto scrivi sul volantino Due Bucolico, questa cosa non si sa se è avvenuta mai, forse ce l'ha dato qualcun altro. Questo è venuto in sogno. Forse in sogno, può darsi. Comunque siamo nati a una festa del pane. Di Maiolo. Maiolo, bene. Qualche parola vuoi spendere sul processo? Il processo? Cioè la domanda sarebbe come... Ma come si arriva? Come la buttate sul testo? Allora, inizialmente quando ci siamo incontrati eravamo due cantautori serissimi. E ci siamo incontrati e abbiamo cominciato a unire i nostri repertori fatti di canzoni veramente meravigliose. E questo non bastava, non ci è bastato, abbiamo voluto scrivere di più e quindi abbiamo cominciato a scrivere assieme delle canzoni. Ci riuniamo in un luogo a caso, segreto, anche a noi stessi e cominciamo e così nascono le canzoni. Bene, molto chiaro. E invece qua abbiamo una curiosità, non è una curiosità mia, è una curiosità anche di tutta la redazione. E un gruppo, quando in un certo momento ha la fortuna di scrivere, fortuna o sfortuna, adesso ce lo direte voi, di scrivere un pezzo iconico, una grande hit, per voi è stato Tempi d'Oro. Se ci potete dire un attimo che tipo di relazione, carnale o non, avete con questa canzone. Beh, diciamo che io non la sopporto più quella canzone, penso che si veda anche quando, quando la canto, diciamo cerco di non nasconderlo, nonostante questo le voglio anche bene perché comunque è una canzone che ci fa conoscere e quindi bisogna anche voler bene le canzoni diciamo che hanno successo, no? Mi dà un po' fastidio quando mette magari in oscurità in un concerto magari tutto quello che abbiamo fatto prima, ecco, quando magari siamo a suonare, vedo un gruppetto magari di ragazzetti ubriachi che non ci cagano per tutto il concerto, poi arriva quel pezzo, allora in quel caso divento abbastanza feroce, però in realtà poi 9 volte su 10 in realtà è anche il compimento normale del concerto, quindi sì, un po' la odio, però insomma la facciamo, dai. Va bene, e invece appunto parlavate di concerti, cioè, concludiamo un attimo se potete dirci dove i vostri contatti, dove trovare le vostre date, se poi ci potete rivelare il posto segreto dove scriverete o dove scrivete i vostri testi. Allora, noi il prossimo disco lo scriveremo qui perché è un posto dove si sta benissimo, è riparato e quindi penso che sia proprio ottimo, diciamo, come location per scrivere tutto il nuovo disco che uscirà probabilmente nel 2018, ma nulla è certo. Le prossime date sono tutte, siamo super social, quindi il maestro risponde a chiunque scriva, simpatico o no, insomma, e quindi siamo su Facebook come Due Bucolico, chiaramente, la nostra pagina, e siamo anche in un sito che si chiama duebucolico.com, quindi niente di originale, basta andare a cercare. Devo dire che quest'anno ci hanno chiamato molti festival in giro per l'Italia, quindi abbiamo fatto un passettino ulteriore, abbiamo addirittura dei fonici che ci fanno i suoni, che per noi è un passo avanti mostruoso, e dei bellissimi bed and breakfast, che è, diciamo, il punto d'arrivo al quale tutti i musicisti vogliono in qualche modo accedere, il bed and breakfast. Grazie mille. Grazie al Due Bucolico, grazie alla vostra follia, grazie alla vostra musica. Questa puntata di Balconi TV Bologna è finita, ci vediamo alla prossima e come sempre, see you around. Back in ETV.